Ben trovati a tutti, chiedo scusa se sono mancato qualche settimana, in genere faccio i miei video il lunedì, però sono mancato due lunedì di fila su questa linea che è un po' un raccontare quelle che sono le specifiche di razza cinofeno, ma ne vedo. Io racconto gli ani per come li vedo io, per come ho avuto l'esperienza di approcciare nel corso degli anni le diverse razze di cani. Di razze, sì. Sì, sono razze. Il boxer. Mamma mia. Figo così, no? Bello, lo vedo. Allora, il boxer. Come faccio io a parlare dei boxer cercando di rimanere super partes? C'è proprio nel video precedente dove dicevo che da adesso in poi mi sentirete un sacco di volte dire, e dovete darmi ragione tutte le volte nelle quali dirò questa è la mia razza preferita, la dovete assecondarmi come i matti, perché quando dico quella è la mia razza preferita, vedo che sai che vi chiedo, cioè questa è l'unica cosa che io sono innamorato dei cani, quindi per me tutte le mie razze preferite, almeno tante, cioè. Voi superate questa parte e dite vabbè, ok, è scemo, cioè. Allora, intanto, prima cosa, il boxer non ha un muso, ma ha una faccia, nel senso che lui ti guarda così, con quell'aria un po' così, e tu sei foccato, e poi c'è il boxer, che è un'altra cosa seria che va fatta tutte le volte in cui si parla del boxer, è fare i complimenti veri, sinceri, a tutti gli allevatori per bene di quella che è una delle razze tecnicamente più difficili da ottenere. Aggiunti dei livelli di bellezza e carattere nel boxer straordinari, quello che personalmente mi colpisce, perché nel lavoro, per quanto mi riguarda, è un discorso un po' particolare, ma si è raggiunto un livello di bellezza che ti spacca l'occhio. Un livello di bellezza nel boxer che è un qualcosa di inarrivabile. Più delle volte si è soggetti a criticare questo o quell'allevatore, cosa che per quanto mi riguarda non è così, perché io ho grandissima stima della cinofilia ufficiale, quindi non degli avventurieri della cinofilia. Dietro un boxer bello c'è un lavoro di un allevatore incredibile. Boxer costruiti nel quadrato, che tu potresti infilargli un quadro dal garrese al posteriore del sottopancia, con queste teste incredibili che le guardi e resti incantato. Il cane assolutamente è un artificio, nel senso che il boxer, questa cosa farà arrabbiare un sacco di gente, ma sti cazzi anche. È un cane che in natura non sopravviverebbe un quarto d'ora. Nella caccia è un galoppatore e quindi faticherebbe tanto nel correre dietro la preda. Non è così veloce come altri galoppatori. Per mangiare, sapete che il nutriente più importante per i cani è nell'interiora di quello che vanno a cacciare, ed avendo questo tipo di muso avrebbe difficoltà ad entrare nel ventre, per l'appunto, quindi nel quinto quarto di un qualunque animale cacciato. Quindi, per inversione, essendo un cane tecnicamente contro natura, fa di esso uno dei cani meglio selezionati al mondo, almeno per quanto riguarda le stelle. Piacere, può non piacere, ma difficilmente ho trovato appassionati cinofili che non riconoscano nel boxer una delle razze più difficili da allevare o da ottenere. Nulla da togliere agli altri allevatori, bravissimi anche sui pastori, su tutte le razze, ma il boxer ha un quid in più per ottenere la specificità di razza che ha superato i livelli anche dello standard, un qualcosa di magnifico. Ci sono delle teste di boxer che fa ridere, le teste di boxer che tu le guardi e resti incantata, dici non è possibile, perché più ti dici quanto
sopravviverebbe in natura, più la risposta è 0,0,0,0 secondi, più capisci che è una grandissima selezione umana. C'è dietro un lavoro di allevatori seri che hanno investito sulla propria conoscenza, hanno studiato, si sono preparati ed hanno tirato fuori l'eccellenza. Personalmente, mia opinione, in Italia abbiamo i più grandi allevatori di boxer nel mondo. Sono allargato, cioè personalmente non è il mio punto di vista. Se c'è un raduno boxer di bellezza me lo vado a vedere. Se ce l'ho intorno Roma, vicino Roma, io vado a vedermelo. Non ce la faccio, è più forte di me. Poi chiaramente ci sono anche cani non straordinari, però quando c'è un raduno non possono... Caratteristiche caratteriali del boxer. Allora, una fondamentale: se cercate un cane da mettere in giardino, per farlo vivere in giardino, cioè, c'è tipo la lista delle razze, no? Che potete comprare o che potete acquistare da allevatori seri, cioè, il boxer tipo è l'ultimo proprio, cioè non c'è proprio neanche nella scala. Non è un cane che puoi mettere in giardino e farlo vivere da solo, si rompe con le legna, si deprime, lui no, cioè lui è il divano e far dormire, che so, nella cuccia fuori, cioè lo puoi fare perché lo puoi fare, però è una cattiveria che sul letto, il boxer dorme sul letto in questa posizione. Con le zampe proprio e russa. Questo è il boxer. Faccio così, stira le zampe così. Questo è come dorme il boxer. Se tu hai intenzione di prendere un boxer e sbatterlo in giardino, hai proprio sbagliato razza, proprio, cioè, è l'ultima razza che... Non ce lo puoi mettere, non esiste. Se un atleta, il boxer sarebbe un crossfitter. Bella questa, eh? Un bodybuilder né un velocista, un crossfitter. Mi piace questa cosa? Questa me la rivendo bene, adesso faccio arrabbiare un po' di persone. Viene considerato un cane da utilità e difesa e da guardia. Mai stato vero. Mai proprio. C'è il boxer cazzutissimo che ti fa la guardia. C'è. Puoi chiedere. Però come glielo chiederesti a qualunque altro cane? Financo un cane da caccia. Farò arrabbiare un po' di persone. Però non è un cane da guardia, cioè non lo è. Mi dispiace, cioè lui già vocalizza a grandissima fatica, cioè non è un cane che ha l'abbaglio facile, non è un abbaglione. Tra le caratteristiche del boxer non c'è esattamente quella di abbaiare, cioè quella di fare questo con le zampe davanti. Infatti boxer perché lui fa così con le zampe davanti, quando tu torni a casa ti riempi di zampate, di cose, questo girate questo così come un cane da guardia, allora sì, perché lui fa così, è vero, non sto mentendo, cioè boxer fa così, i lo sanno gli addestratori, non ve lo dicono, però è così, cioè, non è un cane da guardia, ce lo facciamo diventare, che è un'altra cosa, cioè uno fa diventare il boxer un cane da guardia, che è un'altra difesa. Ni, cane sportivo, sì, ipo, anche il vecchio Schutzhund soprattutto, SCH, quindi brevetti ipo, brevetti SCH, agility sicuramente, ho letto Mondio Ring, dai su, per favore, boxer Mondio Ring, le gare di lavoro del boxer, allora mi faccio serio, sono molto belle, molto interessanti, c'è proprio un campionato del mondo per il boxer che è l'Atibox, dove vedi le specifiche di razza nella loro migliore espressione, perché confrontato con altri cani, soprattutto i cani da pastore, non può essere competitivo a quei livelli, per tutta una serie di discriminanti anche caratteriali, che in realtà però non sono delle discriminanti, e non sono delle discriminanti perché sono delle tipiche caratteristiche di razza, quale ad esempio il suo modo di avere la condotta, che è un modo diverso da una condotta in obbedienza di un cane da pastore. Difficilmente il boxer ti starà attaccato alla gamba guardando verso l'alto per tutto il circuito di obbedienza durante un brevetto ipo, molto molto, e se lo fa è un cane straordinario, non superiore agli altri boxer, ma che esce proprio dall'ordinarietà di razza. Il privilegio di lavorare con
quelli che considero i tre boxeristi più bravi al mondo, uno non c'è più, due sono ancora in attività. Il boxer è un morso straordinario, quando è un bel morso, a bocca piena, forte, bello, no, non un morso contro un bambino, parlo di un morso sul salame. No, beh, su questo sono buoni tutti. Un morso su questo. Manica dura, grande morso, fenomenale, e sport, e però non deve essere paragonato nello sport, ma perché si fa un torto al boxer paragonarlo al Malin, paragonarlo al pastore tedesco, a determinati pastori tedeschi, perché insomma di secchi ce ne stanno tanti nei pastori tedeschi, perché c'è stata un'inflazione di allevamento straordinario. Però il boxer da lavoro, inteso come cane sportivo e portato alla preparazione sportivo, è un cane che dà delle grandissime soddisfazioni, e poi è un cane per il quale io non credo esistano cani arrivabili come atteggiamento sui bambini come il boxer, stando a tutte le altre caratteristiche di tanti altri cani, però nessuno degli altri cani ha l'insieme di caratteristiche specifiche che vanno bene per lo stare con dei bambini come il boxer. Soglia di resistenza al dolore, una continua, disarmante, incredibile, meravigliosa voglia di vivere, di giocare, delicatezza quando si tratta dello stare con i bambini, che sorprende quasi nel vederlo così muscoloso, così forte nel suo rapporto con i bambini. Chiaramente parlo di un boxer adulto, perché i cuccioli sono sempre i cuccioli, come i bambini piccoli. Se tu gli dai un aggettivo davanti, quello sbagliato sei te, non è il cane. Se al bambino dai un aggettivo, è buono e cattivo davanti, quello scemo sei te. Se un cucciolo con i denti da latte ti morde, ti fa male, è cucciolo, non è che può fare. Nel momento in cui diventa adulto, il boxer è qualcosa di straordinario. È il miglior primo cane per una famiglia. Ma è venuta. Però il boxer, faccio meno? Faccio un po' meno. Però il boxer è qualcosa di incredibile. Io lo so che sono... Però che devo fare? Cioè, io lo guardo il boxer... Ora vi racconto una mia cosa personale sul boxer. Prima dell'inizio, io intendo per inizio quando ho cominciato a lavorare cani su discorsi diversi, quindi su sicurezza internazionale, antipirateria, perimetrali, cani che devono andare a fare le rotazioni, strutturalmente vengo dai lavori con i boxer. Cioè, ho cominciato a lavorare seriamente i cani con i boxer. Significa lavorare con i cani, ma significa lavorare con non sono cani i boxer, ve l'ho detto, ci sono i cani e poi ci sono i boxer, e soprattutto ci sono i proprietari dei cani e poi ci sono i proprietari dei boxer. Dare un cane a un cane, il proprietario di un boxer a un figlio a quattro zampe, cioè lui è proprio un figlio, tu lo vedi a quattro zampe per il proprietario del boxer, e è giusto. No, non è giusto, perché lo si umanizza, però non è colpa del proprietario del boxer, che proprio lui ha la faccia, capito? Non ha un muso, ha una faccia. Allora lui è andato a bomba. Da quando è venuto a mancare il mio ultimo boxer, io non ho avuto più il coraggio di prenderne. Guardate che, insomma, io ho una seppia malata al posto del cuore, cioè, non è che proprio non c'è niente. Quando perdi un boxer è una cosa che non... Anche quando perdi gli altri cani. Ma un boxer è una cosa... Non ha mai avuto un boxer, non può capirlo. Non c'è niente da fare, non può capirlo. Gli addestratori, gli allevatori, anche di altre razze, che sono competenti o pertinenti in materia, sanno perfettamente di cosa parlo. Chiedetelo liberamente ad un allevatore di qualunque altra razza e vi dirà pressappoco le stesse cose, magari giocandoci sopra, magari prendendovi in giro, magari facendosi anche una goliardica risata. Ma il boxer è un cane che ti strappa l'anima, cioè è un cane
che ti entra dentro e non ti esce più. Sarai boxerista? Sto muovendo, parlando di boxe, sto commuovendo. Non è proprio il meno tecnico che sono riuscito a fare. Lo vedete? È il video meno tecnico, è il cane che conosco di più, no, di più no, però è uno dei cani che conosco di più e non riesco a fare, mi dispiace. Uso, non perché me ne freghi assolutamente nulla, con il dire che gli addestratori del boxer e gli allevatori dei boxer sono, per quanto mi riguarda, delle persone straordinarie, perché hanno una grandissima competenza, non mi pagano per dire questo, perché non ne ho bisogno. Non lavoro con i boxer, perché per il mio lavoro non è un cane che si presta in modo particolare il boxer, cioè non è che lo puoi portare a fare una rotazione in Iraq, il boxer 40 gradi, no, chiaramente con quel naso dove va. È un ottimo cane in pista, ma lo stresserei troppo per quel tipo di lavoro. Gli addestratori, specialisti nel boxer che abbiamo in Italia, e gli allevatori che abbiamo in Italia, specialisti di razza, sono di una competenza incredibile. Quindi bravi, ottimo lavoro, congratulazioni. E se sei lì per prendere un boxer, chiedo scusa per la ripetizione, perdonatemi, ma io amo i cani, state facendo uno degli acquisti più belli della vostra vita. Una volta ero a casa con i nonni e mia nonna, cioè mio nonno che dormiva, mi dice: senti nonno, come russa. Io stavo col cane. La chiama: no, guarda che non è nonno che russa, è il cane. Indovinate che cane era?